TV Culture a Pozzuoli per un reportage alla residenza storica Villa Avellino, dove è in mostra la permanente di Vincenzo Aulitto. L'artista traccia il suo percorso artistico dal 1983 al 2018, che ci rimanda al bradisismo della sua terra natia, Pozzuoli, al Magama e alla riva del mare con le sue emersioni e sommersioni dei centri abitativi e del suo territorio. Abbiamo contattato Vincenzo Aulitto telefonicamente. E ci troviamo nel Palazzo Avellino, la residenza storica, un bellissimo palazzo che risale alla metà del Cinquecento, già proprietà della famiglia Colonna di Stigliano, e poi nel Settecento tenuto dai padri benedettini, dei monaci benedettini andati via per il bradisismo, e abbandonato negli anni Ottanta. Negli ultimi anni è stato recuperato grazie a un lavoro eccezionale, un lavoro di restauro che ha recuperato l'intera struttura così com'era, da parte di una famiglia di Pozzuoli, la famiglia Arana. E così possiamo ammirare questa bellezza del patrimonio flegreo. E questo palazzo ospita in modo permanente una quarantina di mie opere, due tele di circa un metro per un metro, due tele che risalgono ai primi anni Ottanta, fatte con dei pigmenti puri, che poi rappresentano, una rappresenta un omaggio alle tre colonne del Tempio di Serapide, l'altra a una conchiglia, una montagna conchiglia, dipinte con una pittura gestuale che segue un po' gli andamenti del terremoto flegreo. Erano gli anni del bradisismo più violento che c'è stato negli ultimi 50 anni a Pozzuoli, stiamo parlando dell'83, settembre 83, quindi quando si scatenò questa forza della natura. La mia terra, un'opera composta da due mani, le mie mani, un calco delle mie mani in ceramica che trattengono un brano, un pezzo di terra flegrea, quasi questo legame forte, affettivo, che lega l'uomo alla sua terra, alle sue radici. Due piccole opere, due tele, ciò che è rimasto di una fortunata e bella mostra fatta al Maschio Angioino nel 2009, una mostra dedicata a Misseno e al suo mito. Due particolari sulla forma geografica, fisica di Miseno, realizzate con sabbie vulcaniche, materiali tipici dell'area flegrea, ossidiana, vetro nero, eccetera, eccetera. Due opere dei primi anni 90, tratte da una mostra chiamata I flussi variabili. I fusi sono praticamente un'allusione, una citazione dell'opera La Madonna dei Fusi di Leonardo, ma è anche un pezzo di legno usato qui dai pescatori, la crucella, chiamata così in dialetto, che serviva a tessere le reti. Otto opere in legno ricurvo che parlano dell'ultima ricerca che ho fatto, quella del 2017, sul rapporto arte-natura, l'arte e l'orto. Diverse opere hanno fatto parte di una mostra al PAN nel 2015, nello stesso anno alla Casina Vitelliana, chiamata Il mare nel cielo. È una mostra dedicata al problema dei migranti, una mostra costituita da una grande installazione di un telo
che faceva da schermo sul quale venivano proiettate immagini di corpi di migranti che sembravano galleggiare, quindi sospesi in aria, e quindi da sotto si aveva l'impressione di guardarli dal fondo del mare. Una mostra che ha avuto abbastanza successo nel 2015 e che ancora continua a essere proposta. Il locale più bello del Palazzo Avellino è la cappella, restaurata dell'antico splendore. Beh, chiaramente manca dell'altare, però l'architettura è quella originale, settecentesca. Nella cappella diverse opere, ho posto il trombettiere coraggioso, una tela sagomata di 2,20 m per 2 metri alla parete che rappresenta Miseno, e poi quattro steli, una sorta di totem flegreo che faccio da tanti anni, steli impregnati della materia vulcanica e vegetale dei campi flegrei. Poi ancora nella sala attigua opere sciolte fatte in vari periodi della mia vita, partendo dagli anni 90 fino al 2015, il battesimo azzurro, un fuso rosso, l'antica mano di Dio, una vela, una scultura a forma di vela, completano un po' questo ciclo di opere, circa una quarantina, che sono in permanenza e possono essere visitate negli orari consentiti, ma il residence è aperto tutta la giornata, quindi basta chiedere il permesso al custode nella hall, e quindi sono gentilissimi, accendono le luci e aprono le stanze. Viviamo un'epoca, potremmo dire, affascinante e terribile allo stesso tempo, e siamo consapevoli che il futuro è nelle nostre stesse mani. L'intervento dell'uomo praticamente ha inciso profondamente in ogni luogo della biosfera, tante volte distruggendo i naturali equilibri fondamentali per la nostra vita sulla Terra. Vincenzo Auritto, con la sua mostra permanente, ci invita a mantenere e tramandare le nostre radici, in quanto queste contribuiranno a garantirci un dignitoso futuro fatto di convivenza tra utilizzazione e conservazione delle risorse, unica via percorribile per la nostra sopravvivenza.